In questo periodo, oltretutto, il sindaco ha enfatizzato questa iniziativa con tono molto moderato. E allora adesso spieghiamo cos'è il diciamo moderatismo. Parole del professor Bevilacqua che io traggo da un suo testo, diciamo elogio della radicalità del 2012. Vado a leggere. Sotto il profilo culturale, il moderatismo oggi rappresenta la perpetuazione di un conformismo ideologico che è tra i più vasti e totalitari che l'umanità abbia mai conosciuto. Che cosa c'è di moderato nell'assetto e nella ratio economica del capitalismo del nostro tempo, nell'ideologia che lo ispira e lo alimenta? È forse moderata la pretesa delle imprese di avere prestazioni sempre più estreme dei lavoratori? È mite e sobria la spinta da un consumismo sfrenato che divora quotidianamente interi continenti di risorse e che sta portando dissesti tendenzialmente irreversibili ai complessi equilibri della Terra? E tutto questo mentre un miliardo di persone soffre la fame. Teniamo presente che è del 2012 il libro, quindi adesso la situazione è anche peggiorata. Eppure i politici moderati non hanno altra divinità da adorare che la crescita economica, il cosiddetto sviluppo. Promuovono infatti il sostegno incondizionato all'accumulazione del capitale, immaginato come il motore da cui discende una cascata a vantaggi per tutti. La storia ha dimostrato che è esattamente il contrario, ma va bene così. E che cosa ha di moderato una crescita economica che ha reso sempre meno vivibili le nostre città, che è venuta distruggendo le risorse naturali a un ritmo insostenibile, che sta modificando il clima, che minaccia la possibilità di vita di intere regioni e popoli della Terra già nei prossimi decenni? Al contrario, un ideale di generale moderazione è invece sostenuto da movimenti e comitati che promuovono una prospettiva di progetto rivoluzionario. Qual è infatti la finalità suprema dei progetti più radicalmente avversivi dell'attuale assetto del mondo? Alla Draghi, per intenderci, questo l'ho aggiunto io, Piero, visto che Draghi ancora non era capo del governo. A cosa ambiscono i molteplici soggetti e movimenti che mirano a sovvertire l'ordine capitalistico? È la prospettiva di una società sobria che ponga fine al consumismo smisurato, alla bulimia distruttiva di territori e risorse, all'affanno della crescita infinita, alla competizione senza quartiere, alla dissipazione nel lavoro e nel consumo del nostro tempo di vita. Il pensiero radicale, dunque, considerato estremo e violento dalla vulgata storica, si prefigge di aprire la via a un diverso rapporto di cura e protezione che metta fine all'età del saccheggio, alla solidarietà, ad una più equa ripartizione del benessere, a forme egalitarie di partecipazione al governo della cosa pubblica. Parole di questo genere dovrebbero essere, diciamo, scolpite nella pietra, magari una pietra fatta emessa davanti al municipio di Reggio Emilia, visto il livello culturale dei nostri amministratori. A te la parola, Pietro. Piero, scusami. Buongiorno, grazie Sergio, grazie. Sì, ma ha fatto bene poter risentire queste parole. Allora, l'occasione di questo incontro è almeno in parte la polemica che si è aperta dopo il discorso che al Senato la senatrice Cattaneo ha pronunciato contro l'agricoltura biodinamica. Io sono stato uno dei pochi, diciamo, a intervenire in maniera molto critica, definendo quella della Cattaneo una scienza vecchia. Poi spiegherò perché. Allora, una prima osservazione da fare a questi critici, diciamo, di un'agricoltura alternativa, di un'agricoltura che non insegue il profitto, ma che vuole rispondere alla ragione per la quale è nata l'agricoltura: produrre cibo per l'umanità, no? A lungo l'agricoltura è stata questa, non è stato un settore economico volto all'accumulazione di profitti e di capitali. Allora, uno degli errori fondamentali che costoro commettono, come succede a tutti gli apologeti dello status quo, è di scambiare il presente come una realtà immobile, eterna e naturale, mentre invece è un risultato storico, il risultato di un processo storico.
in questo caso, vedono la natura come è modificata da un secolo di agricoltura industriale e pensano che sia quella. Mi spiego con un paio di esempi. Il primo, un luogotenente della Cattaneo, il professor Silvano Fuso, mi ha rimproverato in un articolo che ho scritto, nel pezzo che ho scritto per Micromega, di aver utilizzato il termine erbe spontanee per significare le erbe che intralciano la produzione, no? Ecco, le erbe infestanti, voleva che io dicesse erbe infestanti. Allora, io obietto, intanto, prima dell'arrivo dei diserbanti, come hanno fatto i contadini a liberarsi delle erbe spontanee o infestanti senza avvelenare il suolo? Evidentemente con altri mezzi, con le rotazioni soprattutto, no? Ancora oggi se si impianta un campo di grano dopo aver coltivato l'erba medica, si vedrà che diciamo, papaveri ne usciranno pochi nel terreno. Invece no, oggi come si procede? Si procede a seconda, se il mercato vuole grano, sullo stesso campo, anche per decenni, si coltiva grano. Per evitare che insorgano malattie, eccetera, si mettono diserbanti, si mettono naturalmente fitofarmaci e così via. Tanta chimica in termini di concimi chimici e la resa si ottiene. Allora, vediamo che cosa succede però sotto il profilo storico. Io ho sbattuto, lo dico letteralmente in faccia al professor Fuso, questa osservazione di due studiosi, Catizzone e Dinelli, che in un saggio intitolato Il controllo della vegetazione infestante, in una diciamo, raccolta di saggi pubblicata dall'Accademia Nazionale di Agricoltura, quindi non, scrive che l'azione del diserbo chimico ha ridotto la flora infestante, cioè il numero delle piante infestanti, però ne ha selezionate alcune che sono resistentissime cioè si autoseleziona perché la natura si difende, sono sorte e sono resistenti agli erbicidi, per cui le molecole prossime dovranno essere più aggressive, più distruttive per togliere di mezzo. Ecco come diciamo, la chimica diventa una necessità, no? Come se fosse la natura, diciamo, cattiva e non fosse stata, l'azione chimica, l'azione dell'uomo a renderla così aggressiva. È la stessa cosa che è accaduta con gli insetti. Gli insetti hanno avuto una diffusione, no? Drammatica nell'agricoltura industriale. Perché? Intanto perché si è modificato il contesto ambientale intorno all'azienda agricola. Un tempo, io riporto studi, per esempio gli studi, un saggio di Filippo Silvestri, uno dei più grandi entomologi italiani, che ha lavorato a Portici, il quale ricordava già negli anni 30 come gli agricoltori per coltivare dovunque, per arare dovunque, toglievano di mezzo le siepi, i cespugli, gli alberi morti e così via, cioè tutti i luoghi dove pernottano, dove vivono gli uccelli insettivori e anche gli insetti utili. Quindi già prima della chimica c'è stato uno sconvolgimento dell'habitat intorno a cui, perché sia gli uccelli che gli altri insetti naturalmente provvedevano a contenere le infestazioni. Quando è arrivata la chimica ha ucciso sia gli insetti infestanti, diciamo, dannosi per le piante, sia quelli utili, e allora da allora senza l'apporto della chimica, senza una guerra costante contro gli insetti, non esce nulla sopravvive. E sostengono gli studiosi, naturalmente non vi posso tediare con citazioni, che non uno degli insetti, diciamo, dannosi è stato eradicato, ma il loro numero è aumentato vertiginosamente. Vi cito un caso per uscire dal generico, la Carpocaps, la Lacidia pomonella, che è l'insetto che danneggia la mela, no? Terribile.
Bene, la chimica si è dovuta arrendere, non ce la fa più ad uccidere la carpocapsa, ad eliminarla. E infatti nei meletti si usa la confusione sessuale, i feromoni, i sistemi biologici. Questo è un caso esemplare di resa della chimica alla natura, cioè la natura ha vinto, quindi bisogna usare altri mezzi per eliminare questo insetto. Allora, un altro esempio lo dà la Cattaneo, la quale nell'articolo che è uscito su Micromega in risposta al mio, soprattutto non contesta nulla di quello che io addebito, no? Cioè riscaldamento climatico, consumo sconfinato di energia in petrolio, desertificazione dei suoli, perdita della sostanza organica, eccetera. Nulla. Pensa soprattutto a denigrare sia le mie fonti, no? Sia a mettere in cattiva luce il biologico e soprattutto il biodinamico. E allora che cosa sostiene? Sostiene che le aziende biologiche prendono il letame dagli allevamenti intensivi e quindi contaminano come le altre aziende. Allora, intanto io le mostro, citando il disciplinare dell'agricoltura biodinamica, che è più severa di quella biologica, dove si dice espressamente che a causa della presenza di fitofarmaci e di ormoni nel letame degli allevamenti intensivi, questi letami sono proibiti. Lo dice espressamente, io l'ho sbattuto in faccia anche questo. Però il ragionamento da farsi è più generale è un altro. Ma dove vuole la senatrice Cattaneo che le imprese prendano il letame? Se l'allevamento è stato separato dall'agricoltura, perché la grande rivoluzione agricola che è stata inaugurata nell'età moderna in Inghilterra e che poi è proseguita, cioè un'agricoltura equilibrata, era quella legata all'allevamento, cioè l'allevamento come parte dell'azienda agricola, per fornire all'azienda agricola il letame, eccetera. Invece adesso questo non è più possibile, no? O è possibile con grandi difficoltà, perché tra l'altro implicitamente la Cattaneo ammette che l'allevamento intensivo inquina, produce ormoni, produce fitofarmaci e così via. Vabbè, poi vi dirò anche delle cose più precise su questo aspetto. Allora, ve le dico subito, perché vedete, un'inchiesta della FAO del 2018 ha ricordato che tra il 1970 e il 2011 il numero dei capi di allevamento di capi di bestiame allevati a livello mondiale sono passate da 7,3 miliardi a 24,2 miliardi. Qui siamo fermi al 2011, però io non ho trovato dati più aggiornati, ma sono passati 10 anni e quindi saranno, se non raddoppiati. Allora, vedete, questo comporta intanto una vastità di escrementi, perché naturalmente noi come uomini siamo intorno ai 7 miliardi, qui siamo 20, 30 miliardi, producono acque reflue che devastano l'ambiente, sono la maggiore fonte di inquinamento del pianeta. Testualmente, l'allevamento, traducendo dall'inglese, l'allevamento è la principale fonte di contaminazione per via della sostanza organica, di patogeni e nuovi inquinanti emergenti come ormoni e antibiotici. Cioè, una devastazione incredibile per produrre e imporre un regime alimentare fondato sulla carne, che è causa, come sapete, di obesità, di malattie cardiocircolatorie, di cancro, eccetera. Allora, c'è un altro aspetto interessante. Io questo
ve lo fornisco perché nella battaglia che noi dobbiamo condurre con questi scienziati, questo argomento è un argomento importante. Cioè, che cosa sostengono la Cattaneo e anche gli altri? Con una narrazione pauperistica, la chiamo io, no? Sostengono che con l'agricoltura biologica il mondo va alla fame. Devo dire che questo lo sosteneva perfino D'Alema. Io poi ho scoperto che italiani e europei riceveva dalla Monsanto finanziamenti. Sosteneva perché? Perché in effetti ho provato che di fronte alle agricolture industriali le agricolture biologiche producono di meno, a volte una percentuale del 20%. Allora loro sostengono queste percentuali siamo alla fame. Vediamo se è fondata questa tesi. Vi ripeto, questa è un'argomentazione molto importante per battere questa che fa pressa, diciamo, sulla popolazione. No, la popolazione, cioè chi è inesperto dell'opinione pubblica, che non sa nulla, dice: caspita, no, non possiamo ritornare indietro al Medioevo. Allora, intanto io ricordo una cosa, ma perché è così inferiore, diciamo, la resa dell'agricoltura biologica e biodinamica rispetto a quella industriale? Perché quella industriale, il grano turchino, viene pompato con fosfati, con azoto, con potassio. Poi viene irrorata di diserbante, di glifosato, soprattutto perché non un filo d'erba possa prendere il posto dalle spighe. Quindi un'agricoltura totalitaria. Ma io faccio questo esempio. Da dove viene? Da dove viene? Poi non sfuggo all'argomentazione fame, e questa è una premessa. Da dove viene, per esempio, il fosfato? Queste sono cose che non si conoscono. I fosfati si scavano distruggendo territori vastissimi. In un libro di Clive Ponting, Storia verde del mondo, io ho citato l'edizione americana perché l'ho letto negli Stati Uniti, l'ho comprato lì e l'avevo letto lì questo libro. Ponting racconta che due isole del Pacifico, Nauru e Ocean, che sono state sfruttate dagli inglesi dal 1920, sono state abbandonate dalla popolazione perché il territorio è stato distrutto dopo decenni di escavazioni. In Marocco, l'immigrazione marocchina in Italia proviene da due province che hanno avuto la sfortuna di avere un territorio ricco di fosfati. Ebbene, questi territori sono stati distrutti. Tutte. E qui cito una mia allieva, Luisa Bianco, che si è laureata, ha fatto il dottorato con me, che conosce l'arabo e che è stata in Marocco, ha studiato da vicino queste cose. Lei adesso è diventata una funzionaria dell'ONU per i rifugiati e ha scritto un libro, Emigrare dal Marocco, squilibri socioambientali da un polo minerario. Cioè, ecco, allora. Mentre l'agricoltura che produce meno, biologica o biodinamica, non usa petrolio, non usa diserbanti, eccetera, non danneggia i vari territori del pianeta per ricavare fosfato, non ne parliamo di potassio, per il petrolio necessario per produrre industrialmente azoto, eccetera. Ma poi veniamo alla fame. Veniamo alla fame. Allora, la FAO sostiene da anni che noi produciamo cibo sufficiente per 9-10 miliardi di persone, quanto saremo, secondo le previsioni dei demografi, al culmine di questa curva ascendente della popolazione, dopo la quale ci dovrebbe essere una progressiva discesa. Si produce cibo per 9-10 miliardi di persone. Noi ancora non siamo a 7 miliardi. Ora, bisogna precisare questo, che nel frattempo una grande parte della produzione dei seminativi, soprattutto soia, mais, grano, orzo, è prodotta per gli animali.
per l'allevamento degli animali, non per l'allevamento umano. Quindi viene sottratta e per produrre biocarburanti viene sottratta. Aggiungiamo che la popolazione animale occupa il 26% delle terre del pianeta, il 26%, il 26%. Pensate ai grandi ranch degli Stati Uniti, del Brasile, dell'Argentina, eccetera. Aggiungiamo che per produrre mais e comunque tutta l'alimentazione destinata al bestiame si occupa il 33% delle terre agricole, va bene? E già diamo un certo sguardo. Aggiungiamo una cosa: l'Europa dal 1987-88 finanzia, con il programma di Set Aside, finanzia gli agricoltori meno competitivi perché non producono più. Mi sentite? Sì, perfettamente. Perché non producono più? Perché lasciano la terra incolta. Quindi noi, con il programma di Set, perché si produceva troppo e questo faceva naturalmente abbassare i prezzi sul mercato internazionale. Quindi noi addirittura no, finanziamo e sosteniamo i contadini perché non producono, perché abbiamo troppo cibo. Ma questa iniziativa legislativa che dura ancora, perché adesso per esempio nessuno è autorizzato a piantare vigne se non ha il permesso dell'Europa, se non ha delle quote, così come le quote latte, voi lo sapete bene, e così via. Ma questa iniziativa dell'87-88 si inserisce in un processo generale che parte dagli anni 50 di abbandono della terra. Noi abbiamo decine di milioni di ettari in Europa di terre abbandonate, tant'è vero che, come rilevava l'Eco-Millennium System, milioni di nuove foreste, di ettari di nuove foreste si sono formate nelle aree temperate del pianeta perché la coltivazione è stata abbandonata. Quindi, diciamo, di che cosa si parla? Cioè noi potremmo produrre alimentazione con altri metodi senza inquinare perché le terre ci sono, le possibilità ci sono, cioè la potenzialità produttiva del pianeta è enorme. Quindi non è la fame che ci aspetta se noi coltiviamo diversamente, senza chimica. Tra l'altro, ecco, una cosa, bisogna vedere poi la sostenibilità di questa agricoltura. Anche questo è un altro dato. Vedete, è stato misurato, è stata fatta una comparazione tra lo sviluppo della produzione agricola e il consumo di energia, no? Di input energetici. E un libro intitolato Eating Fossil Fuels, cioè mangiare fossili, mangiare energia fossile, carburante fossile, mostra che tra il 1950 e il 1985 la produzione misurata in grano a livello mondiale è cresciuto del 250%, che effettivamente è una cifra enorme, no? In un periodo così breve non era mai accaduto una crescita produttiva di questa portata. Tuttavia, sapete nello stesso tempo quante sono cresciuti gli input di produzione, quasi esclusivamente misurati in petrolio? Del 5.000%. Cioè, per cui, come dice Pfeiffer, questo Pfeiffer non è, è un altro, è David Pfeiffer, un altro Pfeiffer, non è quello dell'agricoltura biodinamica, è come se noi mangiassimo petrolio, cioè questa è una produzione alimentare gonfiata insostenibile, insostenibile, perché non solo riscalda il pianeta per l'azoto, la CO2, il metano che sprigiona nell'aria, diciamo, ma anche per l'energia che consuma, no? Energia necessaria per scavare il potassio e i fosfati, energia per produrre l'azoto, energia per le pompe delle macchine e così via. Allora,
se poi passiamo questo per naturalmente per smentire definitivamente lo spettro della penuria alimentare. Noi oggi abbiamo intanto dei dati, cioè quasi l'80% dell'agricoltura è fatta da piccole aziende che non superano i 2 ettari, no? E queste agricolture sono agricolture intensive che mediamente producono più delle agricolture intensive, diciamo. Perché ci sono tecniche, come per esempio l'agricoltura sinergica, le rotazioni ben mirate, eccetera, per cui la terra non riposa mai, no? Diversamente anche dalla stagionalità delle grandi monoculture industriali, e quindi si ha un'intensità di produzione superiore. Ma poi, vedete, in tutti questi anni è sorta diciamo una nuova scienza, si chiama l'agroecologia. Perché una nuova scienza? In fondo raccoglie eredità già e conoscenze già presenti sia nell'agricoltura biodinamica che in quella biologica, e cioè mette insieme i saperi antichi, perché l'agricoltura è stata sempre questa, i saperi antichi dei contadini con le conoscenze moderne. Quando io ascolto tanta iattanza e presunzione scientifica a proposito dell'agricoltura, ricordo che l'agricoltura è la più antica attività produttiva del mondo, dell'umanità. È antica di 10.000 anni. Ma davvero possiamo pensare che in 10.000 anni gli uomini non abbiano capito niente di come funziona la terra, di come funzionano le piante, di quale sia il rapporto tra le piante e il clima, tra le piante e la pioggia, tra le piante e il freddo, tra le piante e la siccità, non abbiano saputo come regolare. Se non l'avessero saputo, noi non saremmo sopravvissuti, e invece siamo cresciuti, siamo diventati i 7 miliardi o quanto siamo oggi, insomma. Ma ancora prima che si affermasse l'agricoltura industriale, l'umanità era cresciuta, era andata avanti, aveva dato la possibilità addirittura agli uomini di dedicarsi non più all'agricoltura ma alla produzione industriale, cioè a cose non necessarie per la stretta alimentazione. La rivoluzione agraria inglese infatti ha facilitato molto la nascita dell'industria, della rivoluzione industriale inglese. Perché? Perché con l'elevata produttività della terra dovuta alla presenza delle concime animali, alla rotazione di quelle foraggere, ha liberato molte persone, quindi manodopera che è andata nelle manifatture industriali, no? Quindi questa conoscenza profonda dei meccanismi naturali, no, che regolano la vita delle piante, gli uomini se la sono tramandata e quindi la scienza poi si è aggiunta e si aggiunge per dare solidità. Ilario, scusami, sono in remoto, sono collegato, poi ci sentiamo. Ciao. Allora, per esempio, Columella, nella Res Rustica, primo secolo d.C., grande agronomo romano, raccomandava di coltivare il grano laddove erano state coltivate le fave, no? E le fave sono delle leguminose. Bene, noi diversi secoli più tardi, nel 1900,
abbiamo scoperto che nelle leguminose, nelle radici delle leguminose, nell'apparato radicale, ci sono dei tuberi i quali ospitano i batteri azoto fissatori, cioè questi batteri fissano l'azoto presente nell'aria o nel terreno e la trasmettono alla pianta. E quindi poi naturalmente quando è stato scoperto gli agronomi novecenteschi, ancora non preda della furia accumulativa del capitalismo dei nostri anni, raccomandavano le rotazioni, no? Con il trifoglio, con l'erba medica, con il piesello selvatico e così via, in maniera tale da rinnovare la coltura, da dare un azoto che naturalmente non è l'azoto industriale che certamente fa schizzare la produzione, eppure però la fa ammalare, però guasta il terreno e così via. Allora, la nuova agricoltura ecosostenibile è un'agricoltura che ha anche una consapevolezza nuova del fatto che con l'agricoltura si innalza la temperatura del pianeta. Perché? Perché il suolo è il più grande serbatoio di carbonio che dopo gli oceani esiste sul nostro pianeta. E quindi quando noi arriviamo in profondità alla Terra, facciamo sprigionare una tonnellata di CO2 per ogni ettaro che noi arriviamo. L'agroecologia invece ha sistemi di aratura minima e soprattutto di continuità delle colture, per cui non si mantiene la fertilità del suolo, l'azoto, l'acqua ha meno bisogno la terra ha meno bisogno di acqua e di irrigazione, c'è una conservazione continua della fertilità, perché la terra praticamente non con l'alternanza giusta delle piante, la terra non ha bisogno di nuovi fertilizzanti, perché una volta si mette la pianta che produce azoto, la successiva rotazione prevede pianta che invece ha bisogno di azoto e così via. E con l'intelligenza, la conoscenza empirica e anche scientifica della caratteristica delle diverse piante coltivate che si gestisce un'impresa agricola produttiva che non ha bisogno di scavi minerari per potassio o per fosfati, che ha bisogno di meno acqua, che resiste alla siccità più lungamente, che si adatta ai mutamenti climatici. Insomma, noi abbiamo una nuova frontiera e, scusatemi l'espressione, questi ignoranti che non sanno una parola di agricoltura, siccome hanno i loro manuali con tanto di calcoli matematici, pensano di dominare la natura e il nostro tempo e producono solo danni. Va bene, io mi fermerei qui e aspetto le vostre domande. Grazie Piero, come al solito, ovviamente. Grazie. Devo solo dirti una cosa per confermare ciò che dici. Quando hai affermato che la chimica naturalmente provoca delle resistenze, lo vediamo con i batteri in ospedale. Aumentano le disinfezioni, pensiamo solo a stafilococco aureo, c'è gente che entra in ospedale per delle operazioni, esce orizzontale per sempre perché non si riesce a depellare magari una infezione di stafilococco aureo. Io poiché 45 anni fa giravo con un veterinario, quando ho iniziato a fare la professione c'era solo si usava penicillina, calcio e cortisone. Sono uscito dal mio lavoro a 70 anni in cui io usavo una marea di antibiotici, ma i risultati erano inferiori, quindi voglio dire, hai perfettamente ragione. Insomma, e quello, non so se io lo riporto la testimonianza di Giovanni Ballarini, mio professore, dalle vostre parti, all'Università di Parma. Clinica, è mio professore di clinica medica. Ecco,
Quando lui è entrato, dice che c'era un capitolo nei manuali dedicato alle patologie, poi sono usciti i libri specifici, è diventata una branca. Le malattie sono diventate una branca Certo, della veterinaria. hai ragione perfettamente. Qualcuno vuole fare delle domande? O va bene così? Penso che abbia fatto una cosa molto esaustiva. Ha detto, qua abbiamo un allevatore, l'unico allevatore che abbia i maiali al pascolo, fa bene, è molto... E io vorrei essere con voi, infatti. Va Ecco, ma ci sarà occasione perché bene. ripeteremo un'iniziativa di un certo tipo. No, io avevo comunicato che tu avevi un po' fretta, nel caso tu dimmi, se vuoi ti liberiamo anche perché dopo poi non credo che sia... No, 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 se ci sono domande va Ah, bene, va benissimo. bene. Allora te ne fa un allevatore. Nonché laureato in agraria, quindi un uomo di cultura agronomica. Buongiorno, ho seguito molto Buongiorno. questi articoli su Micromega, eccetera. E una cosa sempre di questo, adesso non so se si chiamasse Bucci, se si chiama Bucci o altri, insomma, che ho seguito in questo così, no? Voler ragione di sia più utile l'agricoltura convenzionale rispetto alla biologica. C'è stato un passo che lei ha citato, no? Delle erbe che loro hanno criticato dicendo erbe infestanti, ma anche dell'altro aspetto, no? Della sostanza organica che entra nel terreno. E gli hanno fatto un appunto, no? Uno di questi ovviamente scienziati, dicendo che la pianta non si nutre di sostanze organiche, ma il suo intento era sicuramente un altro, no? Non era di quello di dire che le piante si nutrono di sostanze organiche, ma è che tutta la flora che si trova nel terreno che trasforma queste sostanze organiche ovviamente in nutritivi minerali per la pianta. Quindi proprio una capacità di come dire, trasmettere concetti difficili per poter rendere le persone sempre meno consapevoli di quello che andranno a fare. Ma tra l'altro mi facevo un appunto, no? Che poi voglio dire, le votazioni che sono state fatte in Senato la dicono ben lunga, no? Di cosa sia poi le attese anche di coloro che vanno a votare. Infatti ci sono stati 195 favorevoli, un contrario, l'accattaneo appunto e un solo astenuto, per cui speriamo che il mondo insomma la pensi in modo diverso. Grazie. Ma guardi, lì naturalmente c'è un equivoco, insomma, io non è che non sappia benissimo che alla fine diciamo, la pianta si nutre attraverso i sali minerali succhiati dai peli radicali, no? Ma un conto è se questi sali sono avvelenati, sono succhiati in un suolo avvelenato, pieno di pesticidi, pieno di diserbanti, di molecole di questo genere. Un altro conto è se il suolo è ricco di sostanza organica e di fertilità, perché è chiaro, il meccanismo, infatti i sali minerali. Questa è, diciamo, l'intuizione, è stata poi l'intuizione di Liebig, no? Di Justus von Liebig, che alla fin fine, diciamo, il meccanismo operativo che nutre la pianta è che questi filamenti, no? Radicali succhiano dal terreno, grazie all'acqua, soprattutto questi sali minerali si nutrono. No? Ecco. Allora, che è la teoria mineralogica? Però una cosa è appunto è quando tu butti l'azoto industriale, la pianta viene riempita letteralmente di azoto perché è spinta a succhiare tutto, diciamo, i sali minerali, i sali di azoto, diciamo, le molecole di azoto e si gonfia, si riempie e crea un danno alla pianta. Tant'è vero che perfino gli opuscoli e i manuali hobbistici di floricoltura raccomandano ai loro clienti, agli utenti, di non esagerare con l'azoto, perché sennò la pianta si ammala. Si ammala. Diciamo, la corteccia
della pianta stessa diventa più dolce e attrae gli afidi, attrae i pidocchi. Volete far ammalare una rosa? Riempitela di azoto, vedete come si coprirà di afidi, di puntini neri, dei pidocchi, perché, perché appunto l'azoto, ci sono degli studi in Francia di come gli antiparassitari producono, richiamano i parassiti di Chabussou, eccetera. Allora, non mi devono fare la lezione, perché queste cose le ho studiate. Io ho studiato Liebig con passione. Tra l'altro Fuso non sa, il professor Fuso, che è un chimico, prima di convertirsi e di scoprire, diciamo, i concimi chimici, Liebig criticava aspramente gli inglesi e soprattutto gli amministratori di Londra per la costruzione delle fogne, perché sosteneva che gli escrementi umani dovevano andare a finire all'agricoltura, perché tutto il fosforo, il potassio, eccetera, contenuti negli escrementi umani dovevano ritornare alla terra, altrimenti l'agricoltura sarebbe morta, cioè l'eccesso di sfruttamento delle campagne intorno a Londra per sfamare una popolazione crescente, diciamo, no, non ce l'avrebbe fatta. Quindi per dire che diciamo, c'era un tempo, no, la consapevolezza di questa circolarità necessaria dell'agricoltura. Poi la scoperta della chimica, eccetera, eccetera, però è tutta energia che noi andiamo a raccogliere fuori in giro per il mondo, scavando miniere di potassio, di solfato, utilizzando petrolio per produrre azoto, cioè lo prendiamo da un'altra parte, non facciamo un'economia circolare. Si parla tanto di economia circolare, questa è economia circolare, per un settore decisivo per l'umanità, l'agricoltura. E allora invece dobbiamo continuare, come sostiene la Cattaneo, con l'agricoltura integrata, cioè con piccoli aggiustamenti, limitando l'inquinamento, limitando l'uso di antibiotici, di fitofarmaci, di antiparassitari, eccetera, eccetera. Limitando. No, bisogna cambiare paradigma. Bisogna ritornare al paradigma che ha consentito all'umanità di arrivare dove è arrivata prima della chimica, naturalmente con l'aiuto della scienza, utilizzando le cose che la scienza ci dà. Noi non siamo antiscientifici, non rifiutiamo gli aiuti. Che so, l'irrigazione a goccia è importante, no? Che è un'invenzione tecnica utile, perché si sparge meno acqua, si localizza, si consuma di meno e si fanno nascere meno erbe indesiderate. Va benissimo, ma devono essere miglioramenti tecnici pensati dentro un'economia circolare, che non va a saccheggiare, perché è un trucco. Se voi ci pensate, questa agricoltura che è cresciuta così tanto è solo un grande trucco, cioè prende energia da un'altra parte. Un tempo, per millenni, l'agricoltura ha prodotto energia utilizzando il sole e la forza umana. Noi non possiamo diciamo, produrre più saccheggiando il pianeta per estrarre petrolio e minerali. Piero, un'ulteriore conferma a quello che dici. Io sono sempre stato uno studente mediocre, però mi piaceva geografia, l'ho fatta in prima liceo. In prima liceo, nel 63, c'erano 600 milioni di cinesi e la professoressa ci disse che mangiavano con le feci umane che riuscivano ad alimentare 400 milioni di maiali, utilizzando le feci umane. 400 milioni di? Maiali, utilizzando le feci umane. La concimazione si faceva con le deiezioni umane. Quindi questa era economia circolare, diciamo. Poi si sono convertiti, ma adesso vediamo cosa succede. Niente, un altro, poi dopo ti lasciamo.
No, perché siccome ha parlato di irrigazione a goccia a goccia, noi qui siamo abbastanza vicini a Ostellato, nel Ferrarese, dove stanno costruendo un ulteriore... Non sento bene. Ah, noi siamo abbastanza vicini ad Ostellato, nel Ferrarese, dove stanno costruendo un'altra serra molto grande, circa 30 ettari. Una è già stata costruita, ne costruiranno un altro, dove coltivano piante di pomodoro con la tecnica della cultura idroponica, raccontando che questo sarà il futuro dell'agricoltura e mettendo a disposizione un prodotto molto sano perché non si usano alcuni fitofarmaci perché è tutto chiuso. Lei cosa ne pensa di questa agricoltura che sembra anche nel milanese, mi sembra che stiano facendo di queste serre verticali, no? Incrementando tantissimo le produzioni per ettaro. Oltre ovviamente a togliere suolo, perché 61-60 ettari di serra vuol dire togliere un bel po' di terreno che è un importante, diciamo così, collettore di CO2. Grazie. Ma io diciamo che ne so poco, tuttavia queste cose che potranno avere anche una qualche utilità. Intanto io preferisco la terra per la coltivazione delle piante, non l'acqua. Qui credo che bisogna combattere anche un'ideologia sottintesa a queste cose, no? Cioè, è come la retorica intorno alle navicelle spaziali e ai viaggi interplanetari. Io quando vedo i servizi esaltatori, no, dei successi degli astronauti, eccetera, mi arrabbio, perché vogliono lasciare intendere che c'è qualche altro pianeta di riserva dove noi possiamo andare a vivere. No, non ci sono pianeti di riserva, abbiamo solo la Terra e se la devastiamo siamo finiti. Questi esperimenti, eccetera, l'acqua, le culture idroponiche, mi sembrano, come dire, voler alludere, possiamo continuare a cementificare, tanto poi con le culture idroponiche ce la caviamo. No. Noi vogliamo cibi sani che prendono direttamente il sole, che nascono da una terra sana, ben coltivata. Non vogliamo cose tecnicamente sofisticate, perché a queste non corrisponde poi necessariamente un sapore, caratteristiche, ricchezze organolettiche dei cibi prodotti normalmente e in maniera naturale, secondo le modalità che per millenni ci hanno consentito di sopravvivere. Quindi io non guardo con entusiasmo, anzi guardo con sospetto a queste cose, soprattutto se tendono a ripetersi, a diffondersi, perché queste magari riescono a concentrare un'elevata attività produttiva, e allora no. In prospettiva diceva, vabbè, possiamo fare a meno della terra, costruiamo un altro palazzo, costruiamo un centro commerciale e così via. No, la terra è preziosa, il suolo è prezioso, non bisogna, va riservato al pascolo, va riservata alla coltivazione, va riservata all'alimentazione umana diretta. Piero. Niente. Allora noi a questo punto intanto ti ringrazio e poi ci sentiamo e ci vedremo presto, spero. Sì, sì. Buon lavoro a tutti, mandatevi il filmato che lo, certo, faccio girare. Ovviamente. Grazie. Buona mille. Domenica, buona fine settimana. Grazie mille, ciao Piero, auguri. Ciao. Ciao. Saluti a Franca, ciao. Tanto alla tua signora, ciao. Ciao.